Il Campidano di Oristano, che possiede vaste zone di terreni essenzialmente argillosi, si offrì naturalmente al sorgere e al fiorire di un'attività produttiva di materiali da costruzione. Si tratta di una produzione che si è arrestata allo stadio di artigianato rudimentale, le cui fasi di lavorazione sono estremamente semplici, a partire dalla prima, l'estrazione dell'argilla. L'argilla viene successivamente impastata, commista a paglia che serve a darle una maggiore consistenza. I mattoni vengono ricavati immettendo l'argilla in apposite forme. Tale materiale di costruzione è diffuso pressoché in tutto il Campidano. La stessa struttura architettonica, case basse a piano terra, risulta subordinata ad esso. Il suo basso costo permette tuttavia la costruzione di case con vani spaziosi e di numero elevato. Il trattamento avviene per semplice essiccazione al calore del sole. La produzione si estende alle tegole. Questo tipo in Sardegna viene distinto dagli altri in commercio con la precisa denominazione di tegola sarda. Le tegole, a differenza dei mattoni, oltre il processo di essiccazione, subiranno quello di cottura in rustici forni adiacenti. Sebbene sia già possibile constatare come il progresso incalzi queste zone, riservando ad esse una prosperità sconosciuta nel passato, ciò non dovrebbe significare una svalutazione radicale dei vecchi sistemi. E non già perché debbano essere conservati, ma in quanto essi rappresentano pur sempre il frutto dell'iniziativa di queste comunità, costrette a vivere e a produrre per secoli in condizioni fra le più difficili e avverse, e addirittura estraniate dalla storia. Si tratta in definitiva di valorizzare le risorse umane ed intelligenza di cui queste popolazioni si sono dimostrate capaci. Il progresso interverrà a migliorare le attuali condizioni di vita e tuttavia ciò non dovrà avvenire come un atto di imposizione esterna. Soltanto realizzando un loro attivo e partecipe inserimento nello stadio superiore della vita e dell'economia nazionale verranno esaudite in profondità le speranze nella rinascita dell'isola.